Sua Eccellenza e tutti gli altri enti, istituzioni a vario titolo che hanno collaborato alla redazione di questa soluzione, che abbiamo già anticipato ieri, una soluzione fatta di tre momenti. Il primo inizia oggi, quindi torneranno a scuola i ragazzi delle superiori, della secondaria da oggi pomeriggio, quelli della primaria dalla prossima settimana. Il secondo momento è quello che ha accennato Sua Eccellenza, cioè la dislocazione delle classi che stavano all'Istituto Delfico, parte al Forti Pascal e in parte al ex consorzio agrario. Prima però di rientrare sia al Forti Pascal che all'ex consorzio sono necessari lavori che al Forti Pascal sono in corso da giorni, al consorzio inizieranno domani. Quindi sicuramente faremo queste attività per dare ai ragazzi il luogo migliore possibile, spazi consoni, chiaramente consoni nel numero in funzione di quelle che sono le prescrizioni normative che giustamente i vigili del fuoco, che ringrazio per la disponibilità mostrata in questi ultimi 2 giorni, ci hanno ricordato e quindi dovremo adempiere a quanto previsto dalla norma. Comunque andremo avanti con la scuola che noi chiamiamo provvisoria, ma provvisoria non è, fatta da MUSPS in parte, in più siti, come già illustrato, e oggi valuteremo anche l'acquisto, se il valore sarà consono alla spesa, dell'ex CED Tercas. Tutte queste sedi non sono alternative all'emergenza e non sono soluzione dell'emergenza, ma come già anche detto in questo tavolo, sono una preparazione a quello che sarà il futuro di questa città, una città in cui gli istituti saranno comunque riparati o ricostruiti, quindi ci sarà bisogno di spazi per avere disponibilità oggi per scuole e domani che potranno essere riconvertiti con altre funzioni emergenziali o assistenziali. Quindi tutto come da programma, in questa riunione di oggi abbiamo definito e dettagliato quelli che sono i compiti e le funzioni di ognuno, confermiamo anche l'interessamento, ringrazio la Presidente Ater, per gli alloggi di via Balzarini che saranno domani alloggi dei convittori, ospitati per 30 giorni in una struttura alberghiera per dare comunque loro continuità, quindi tutti gli istituti di ordine e grado saranno coperti in 3 momenti differenti. Riteniamo che, nonostante la difficoltà oggettiva, comunque l'interruzione sia stata minima di 7-10 giorni in qualche caso, quindi comunque la risposta è stata celere da parte di tutti. Non abbiamo ad oggi nessun punto oscuro, quindi le strade sono chiaramente tracciate e ognuno per la propria competenza sta lavorando per questo risultato che comunque prepara la città a una nuova prospettiva di ricostruzione. Questo perché sia per complessità delle opere da eseguire, sia per garantire comunque la sicurezza, diminuiremo il numero di alunni e con una certa probabilità, anzi quasi una ragionevole certezza, ci sarà il biennio. Però queste distribuzioni saranno comunque gestite dalla dirigente scolastica, dalla professoressa Moschella, dalle presidi, anche in funzione degli orari, del numero di alunni per ogni aula. Quindi, chiaramente questo va gestito su carta in funzione di quanti alunni ci sono, esatto, in ogni aula, come sono gli orari degli insegnanti, come meglio cercare di combinare anche il cambio dell'ora degli stessi insegnanti. Ma il triennio quindi è andato altrove. Il triennio, abbiamo già detto, ad oggi le sedi sono due, sono il Pascal Forti e il ex consorzio. Su queste due sedi metteremo tutti gli istituti superiori. Da quando? Partire da quando? Allora, con probabilità entro, diciamo, 2 o 3 settimane. Quando dovevano iniziare i lavori al Delfico? Allora, i lavori del Delfico sono stati delegati dall'amministrazione precedente alla mia a Invitalia, la quale, diciamo, ha fatto gare con accordi quadro nazionali, e quindi questi dovrebbero redigere il progetto e poi fare la gara per i lavori. Noi purtroppo siamo estromessi come provincia nella gestione della ricostruzione dell'edificio. A che punto sono i ricorsi? I ricorsi sono, scusate il bisticcio di parole, in corso, nel senso che stiamo predisponendo la documentazione che deve essere a corredo dei ricorsi sia per la Cassazione sia per l'istanza da fare al procuratore. Comunque riteniamo che questo sia un percorso piuttosto delicato, tecnico, che comunque va valutato attentamente sotto profili cioè, strettamente tecnici, e quindi anche per noi un momento per approfondire quella che è stata la causa che ci ha portato a questo sequestro, sui quali dei dubbi
procedurali ci sono, quindi stiamo cercando di approfondire anche non da parte della procura, dubbi procedurali su quella che è stata l'attività, diciamo, della provincia. Stiamo cercando di approfondire anche questi aspetti, ma comunque sono aspetti che stiamo ricostruendo, perché comprendete che è un percorso che inizia nel 2016 e oggi, diciamo, il Ponte Bianco viene così messo alla luce. Stiamo anche valutando i passaggi che sono stati fatti, quelli che dovremo fare, e come sicuramente l'obiettivo nostro è meglio restituire ai ragazzi una sede che deve essere certificata sicura, perché questo è il primo dubbio, secondo me, da dirimere nella mente dei genitori, dei ragazzi, ma della comunità tutta, cioè avere la garanzia che quella sede è certamente sicura. Quindi questo è un aspetto che viene prima di ogni altro procedimento. Abbiamo chiesto, questo lo metto come inciso, anche alla Regione, ma l'avevamo fatto anche mesi fa, la parte UTAP, ex UTAP o Palestra Mazzini, sulla quale è noto abbiamo un progetto. Oggi ringrazio il consigliere Paolo Gatti che verbalmente ci ha confermato entro qualche giorno la messa in disponibilità alla provincia, quindi attendiamo, insomma, che questo atto sia formalizzato dalla Regione alla provincia, sia perché potrà, eventualmente lo valuteremo, magari era una sede che non avevamo valutato, ospitare i MUSPS, ma comunque nel progetto che abbiamo già approvato e finanziato potrà essere una sede che ospiterà anche aule scolastiche. Quindi comunque la disponibilità della Regione di concederci in comodato, questo penso che sia la soluzione per un periodo congruo, naturalmente ai 3 milioni di euro che la provincia andrà a spendere, concederà a questa città di avere altri spazi, sia aggregativi, sia magari a scopi sportivi, ma anche come aule che in questa emergenza e in altre potranno servire in maniera funzionale. Esiste ad oggi una norma che prevede la chiusura degli spazi in funzione dell'indice, questo è stato anche ribadito da qualche sentenza. È chiaro che ciò che ha portato al sequestro del Delfico non è legato all'indice, ma ad altro. Quindi questa fattispecie nel dettaglio non è legata al valore 0,46 che è emerso dalla relazione. Quindi probabilmente quella denuncia fatta dal SAP per la questura, a mio avviso, non è fondata, perché non esistono norme che prevedono la chiusura in funzione dell'indice. Lo potrebbe essere se ci sono lavori che magari tardano a essere svolti, interventi che devono essere svolti che non hanno reso sicura quella struttura, ma sicuramente non è l'indice un elemento tale da portare alla chiusura di un edificio. Quindi per noi, dal punto di vista della situazione delle scuole della provincia di Teramo, questo a cascata vale per tutti gli enti, non ci sono i rischi, fatta eccezione di procedure che non sono in un certo senso perfette.